Un cordiale benvenuto a tutti gli iscritti e ai futuri iscritti di Italia News, il canale sovranista. L'ospite di questa puntata è l'avvocato Giuseppe Palma. Ciao Giuseppe. Ciao e saluto a tutti voi. Ok, passiamo da questo tweet. Questo qua era di Berlusconi. Le sfide che ci attendono nel futuro, nessun paese può affrontarle da solo. Bisogna passare dal sovranismo nazionale a un sovranismo europeo. Mettere insieme tutte le forze militari, così che l'Europa diventi una potenza militare unita al pari delle altre nel mondo. E ancora, il sovranismo nazionale è un'illusione pericolosa. Nessun paese è abbastanza forte da poter affrontare da solo le sfide di un mondo globalizzato, mentre allo stesso tempo il nazionalismo può innescare conflitti pericolosi. A te il primo commento. Questa è una dichiarazione che va verso ulteriori cessioni di sovranità, secondo la proposta che Berlusconi, in maniera un po' confusionaria, prospetta in questa dichiarazione, ulteriori cessioni di sovranità perché il sovranismo europeo attualmente, stando l'attuale struttura dell'Unione Europea, consiste nelle ulteriori ed illegittime cessioni di sovranità da parte degli stati nazionali verso l'Unione Europea. L'Unione Europea che è un soggetto antidemocratico, è un soggetto che tende alla tutela di interessi differenti rispetto a quelli, a diritti differenti rispetto a quelli concisi dalle costituzioni nazionali. Quindi, come dice Berlusconi, è in pratica un atto di servilismo nei confronti del carnefice che insomma, gli organizzò il colpo di Stato nel novembre 2011. E certo, del resto, come diceva proprio Mario Monti, i passi avanti dell'Europa sono per definizioni cessioni di sovranità. Sì, esatto. Quando si tenta di far passare questo concetto di sovranismo europeo, così la gente non ci capisce, capito? Vede sovranismo, sovranità, bene, 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 no? Il tentativo di ulteriori ed illegittime cessioni di sovranità. Poi non tutto così, perché il sovranismo europeo, ad esempio, nell'ottica di quella che è, diciamo, un altro tipo di visione, potrebbe anche, questo lo scriviamo io e Paolo Becchi in un libro che uscirà tra una ventina di giorni, Europa Quo Vadis, il sovranismo europeo può anche vedersi in senso positivo lì dove venisse disgregata questa Unione Europea del tutto antidemocratica e fosse data vita ad una confederazione di stati liberi e sovrani capaci di autodeterminarsi, e allora a quel punto solo alcune poche materie date nelle mani di questa confederazione democratica, allora su quelle materie certamente si potrebbe parlare di sovranismo europeo, ma poche materie affrontate bene e tutto il resto agli stati nazionali e alla libera autodeterminazione dei popoli. Ecco, se questo fosse sovranismo europeo mi va bene, ma attenzione, questo lo proponiamo io e Becchi nel libro Europa Quo Vadis, che sta per uscire da una ventina di giorni con prefazione di Antonio Maria Rinaldi. Io e Paolo proponiamo in questo libro lo smantellamento dell'Unione Europea e la nascita di una confederazione europea di stati liberi e sovrani, capaci di autodeterminarsi, e lì dove la confederazione possa certamente avere un sovranismo europeo, ma su poche materie e affrontate bene. Senti, allora, vediamo un po', visto che l'hai nominato, leggiamo pure il tweet di Martina. Sostengo dall'inizio la proposta Siamo europei. L'unica sovranità possibile per proteggere gli italiani è quella europea. Il PD Network deve mettersi al servizio di questo lavoro. E poi una settimana fa, di martedì, quindi da Floris, praticamente, questo tweet di Francesca Donata, ma che riprende paro paro le parole di Martina, l'unica sovranità possibile è quella europea. Sta disconoscendo l'articolo 1 della Costituzione e fa il paladino dell'articolo 3. Raccapricciante. Sì, vabbè, però Martina non è commentabile, nel senso che credo che non abbia contezza di quello che dice, nel senso che non, credo che sia privo di qualsiasi
nozione basilare di diritto costituzionale, credo che non si possa commentare. Penso che l'unica, dice, cos'è che ha scritto? L'unica sovranità possibile è quella europea? Sì, come un napoletano qualsiasi, no? No, vabbè, ma cioè, non puoi mica mettere livello di napoletano con questo qui, dai. Cosa avrai? Napolitano è una persona, al di là che io non condivido nulla di quello che ha fatto durante la sua presidenza, però insomma Giorgio Napolitano è una persona di cultura, cioè, ma stai parlando di Maurizio Martina, dai, per favore. Credo che sia incommentabile, anche perché uno che è stato ministro dell'agricoltura, segretario del Partito Democratico, che non sa che l'unica sovranità possibile è quella del popolo, come recita il secondo comma dell'articolo 1 della Costituzione, si finisce per fare dichiarazioni sovversive. Però il succo rimane, c'è Il succo questo. rimane di una persona che non sa, di uno che o non sa o agisce per conto di interessi stranieri, dai, perché l'articolo 1 della Costituzione è chiara, l'unica sovranità possibile è quella che appartiene al popolo, non quella europea, soprattutto di questa Unione Europea, dai, per favore. Quindi, no, stavo dicendo in generale, quindi riassumendo, chi dice queste che le nazioni da solo non ce la possono fare da solo per le sfide di un mondo globalizzato. È vero Il o mondo globalizzato, ma scusa un attimo, questi non sanno cosa dicono perché il mondo globalizzato si è arrestato. Il mondo globalizzato ha subito una battuta d'arresto. Battuta d'arresto che adesso inizierà a fare il giro di boa. Perché Trump, attraverso le misure economiche che ha preso, che tanto bene stanno facendo all'economia americana e ai lavoratori americani, altro non prevedono che un arresto e un giro di boa da parte del processo di globalizzazione che sta tornando indietro. Quindi gli stati non ce la possono fare da soli, non ce la possono fare in un mondo globalizzato. Oltre ad essere una cazzata immane, è anche antistorico, perché la globalizzazione sta tornando indietro. Per cui, e poi non è vero, cioè il Giappone è uno stato leggermente più grande dell'Italia, un po' più grande dell'Italia, che è solo, non appartiene ad alcuna unione, ha un rapporto debito pubblico-PIL del 260%, cioè il doppio del nostro, ma uno non rischia nessun default perché ha moneta sovrana e banca centrale che presta, che funge da prestatrice limitata di ultima istanza. Due, ha un tasso, nonostante questo, diciamo, nonostante questo sovranismo interno del Giappone, questo sovranismo costituzionale del Giappone, e grazie dunque anche alla sovranità monetaria, il Giappone può permettersi di avere un rapporto debito pubblico PIL che è il doppio del nostro. E nonostante questo, gli interessi sui titoli sono assolutamente sotto controllo e come posso dire, il tasso di disoccupazione si aggira intorno al 3%. Quindi chi dice queste cose non, dice, o non sa perché è ignorante, oppure dice delle menzogne perché è malafede. Cioè poi se guardiamo pure negli ultimi 10 anni, consiglio la lettura di questo articolo di scenari economici, cioè come hanno reagito alla crisi del 2008 le principali nazioni. Per Sì, esempio. allora, le principali nazioni europee, come tutta l'Unione Europea, ha reagito malissimo perché invece che adottare politiche keynesiane, che del resto poi sono anche nella maggior parte delle costituzioni nazionali di Stati membri, hanno agito attraverso misure folli tipiche del neoliberismo che hanno portato all'austerità, lo ricordiamo tutti, MES, poi Fiscal Compact, pareggio di bilancio in Costituzione, tutte misure folli, dannose, che alla fine non hanno fatto altro che complicare la situazione. Insomma, l'Italia ha avuto un contraccolpo economico micidiale, insieme all'Italia anche altri paesi. Non si guadagna più come 7-8 anni fa, proprio a causa di quella, diciamo così, di quella contrazione, di quella distruzione della domanda interna fatta dal governo Monti in avanti, su stessa missione del presidente Monti, in una televisione, se non erro inglese o americana, adesso non La ricordo. CNN. E quindi una missione esplicita del consolidamento fiscale che mi pose così in campo, insieme, quindi
distruzione della domanda interna, questo ha provocato poi la situazione in cui l'Italia versa in questo momento, cioè situazione di gran lunga più difficile rispetto a quella degli anni passati. Riallacciandomi al... responsabili si chiamano neoliberismo, Unione Europea, pareggio di bilancio e governi da Mario Monti fino a Paolo Gentiloni. Beh, come rilasciandomi al discorso di prima, dice il Giappone è la seconda economia del mondo. E quindi però nell'articolo di Scenari si cita un'altra nazione che negli 10 anni invece la crisi l'ha fronteggiata benissimo, nonostante si trova tra il Giappone, la Cina e la Russia. Che nazione è? La Corea del Sud, con una moneta sconosciuta che si chiama Won, cioè è cresciuta tantissimo. Ma certo, perché chi ha la leva della sovranità monetaria ha, citando Romano Prodi, all'esercito. La moneta è l'esercito. Noi abbiamo ascoltato un video di Prodi in cui si diceva che la moneta è l'esercito di uno Stato. Per cui, come posso dire, se tu a uno Stato gli togli la moneta, gli togli l'esercito. E quindi è chiaro, lì dove i paesi hanno sovranità monetaria, crescono e possono garantire i diritti fondamentali dei cittadini, come avviene ad esempio in Giappone, invece che quelli esclusivi del capitale internazionale, come avviene all'interno dell'Eurozona. E infine, manca un mesetto ormai al Brexit, cioè l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, che però registra il record di occupazione, cioè la disoccupazione più bassa dagli anni 70 ad oggi. Eppure le paghi ragazzi. Certo. Dopo la Brexit tutti parlavano di invasione delle cavallette, no? Ricorderai il mainstream. Eppure nel giro di 2 anni e mezzo la disoccupazione è passata da 4,8 a 4, i dati sono tutti positivi, nonostante l'Unione Europea faccia la voce grossa, ma poi con che cosa la voce grossa? Quelli hanno mantenuto la sovranità monetaria, quindi se ne possono andare come e quando vogliono, perché hanno a disposizione, tra virgolette, l'esercito, che è la moneta e la banca centrale. Quindi Inghilterra andrà via bene, indipendentemente o meno da un accordo con l'Unione Europea, e a pagare le conseguenze non sarà l'Inghilterra, ma saranno soprattutto l'Unione Europea. Io sono stato uno dei sostenitori della Brexit sin dal 2016, perché credo nell'autodeterminazione dei popoli, credo nella capacità dei popoli di autodeterminarsi. Soprattutto non credo nella formula stare insieme a tutti i costi. Quando due persone o due o più stati non stanno bene insieme, è bene che insomma ci sia l'autodeterminazione dei popoli, ci sia una separazione. Beh, del resto, sempre come diceva Prodi in quella lezione, cioè l'Europa era irreversibile. Ogni qualvolta si dice che qualcosa è irreversibile, la storia ti condanna. Anche il nazismo si diceva che fosse irreversibile. E invece? E poi è successo quello che è successo. Bene Giuseppe, io ti ringrazio per essere stato con noi. Ci ricordi i tuoi ultimi libri? Sì, ecco, io ho da poco uscito, da una settimana circa, un mio libretto di poesie dal titolo Rialzati Italia, poesie per la patria, per il cuore e per le tradizioni verso un nuovo umanesimo, con prefazione di Ilaria Bifarini e un corsivo di Paolo Becchi. Il libro è un libretto in cui vi sono composizioni anche rispettando alcune regole della metrica poetica, ci sono delle composizioni come atto d'amore verso la patria, come atto d'amore verso l'Italia, ma anche poesie per il cuore, insomma, le famose poesie d'amore, e infine poesie per le tradizioni, nella riscoperta delle tradizioni locali, alla fine c'è anche una novella, il tutto con l'obiettivo di tendere verso un nuovo umanesimo, verso un nuovo piccolo mondo antico, come scriveva Fogazzaro. Quindi sono poesie che vanno verso questa direzione. Questo è già uscito, lo si può ordinare su internet, arriva il cartaceo, l'ebook, l'audiobook, l'album, insomma è una
pubblicazioni concrete. Il cartaceo è fatto anche molto. Poi, tra una ventina di giorni, uscirà un nuovo libro mio e di Paolo Becchi, con prefazione di Antonio Maria Rinaldi. Io e Paolo abbiamo scritto questo libro dal titolo Europa Quo Vadis, la sfida sovranista alle elezioni europee, dove raccontiamo quella che è l'Europa, come questa Europa può migliorare, e quindi il passaggio di la necessaria disgregazione dell'Unione Europea verso la confederazione di popoli e stati liberi e sovrani. Spieghiamo come si fa a modificare i trattati, quali sono le difficoltà tecniche e politiche per modificare i trattati, quindi avanziamo delle proposte di miglioramento, ma poi presentiamo anche un piano B, quindi come si esce dall'euro qualora tutto ciò non potesse, qualora la modifica dei trattati non avvenisse, proponiamo l'uscita dall'euro e come deve avvenire l'uscita dall'euro, parliamo di elezioni europee, insomma è un libro molto molto interessante che insomma può essere utile sia come vademecum per le prossime elezioni europee, un vademecum sovranista, ma con proposte migliorative anche, ma anche successivamente per capire l'Europa. Bene, Giuseppe, ti saluto e alla prossima puntata. Un caro saluto a tutti voi. Seguitemi su Facebook, su Telegram, su Twitter.